Oggi con un plotter andiamo a ritagliare un vinile termotrasferibile da trasferire poi successivamente su nastri in tessuto. Utilizzeremo una pressa con una modalità automatica e con un piatto di lavorazione di grandi dimensioni per poter fare una lavorazione massiva. Ovviamente le presse disponibili sono anche presse manuali di piccole dimensioni o medie dimensioni, però in questo modo con questa pressa riusciamo a serializzare un'operazione. Stiamo parlando quindi di nastri in tessuto e non di nastri in raso, perché il nastro in raso molto più facilmente e agevolmente può essere personalizzato con una stampante termica. Quindi tutto questo lavoro di ritaglio del vinile per creare poi la scritta e spellicolatura viene vissato da un'operazione molto più facile e veloce. Quando invece il nastro per la presenza di una trama o per particolari consistenze non è lavorabile con una stampante a trasferimento termico, allora si fa una bella scritta in vinile. Anche la scancarta è un grande piano di lavoro, il tappetino base misura 30-30. Noi adesso per fare un esempio di progetto e di realizzazione abbiamo utilizzato un campione di vinile leggermente più piccolo. Poiché stiamo lavorando su bianco, abbiamo aggiunto dei piccoli segni per migliorare la visibilità dello scanner. Acquisizione, taglio diretto, avviamo. La scancut è l'unico plotter con scanner integrato. Per la personalizzazione di nastri con il vinile andiamo a digitare un testo. Abbiamo un nastro di altezza 2 cm, quindi il testo lo andiamo a mettere di altezza 15 per avere i giusti margini. Andiamo a specchiare la scritta. Aggiungiamo una decorazione. Una decorazione, questa per esempio è un nastro per prima comunione, quindi questo ci può andare bene. Capovolgiamo anche questo, andiamo sulle dimensioni, anche questo lo faremo altezza 15. Se non ci serve tutta la lunghezza, andiamo a prendere una figura tramite la quale tagliare il nastro. Quindi andiamo a prendere una porzione. Li seleziono insieme e con la funzione elaborazioni tracciati sottrai vado a togliere la parte eccedente. A questo punto li centro, li raggruppo e poi andiamo a fare duplica riempi pagina. Per il momento andiamo a raggruppare e anche a bloccare. Così poi potremo lavorare più tranquillamente. Andiamo a creare una griglia di linee per tagliare strisce di vinile che poi sistemeremo sui nastri. Selezioniamo tutte queste linee, le centriamo fra di loro e diamo una spaziatura uniforme. Controlliamo di non aver tagliato le scritte. Allarghiamo, adesso inseriamo anche le linee per il taglio verticale. Tutte le nuove linee, creiamo un grande raggruppamento. E momentaneamente le nascondiamo, perché prima taglieremo la scritta in vinile con la funzione taglio a metà del materiale e poi successivamente taglieremo completamente il materiale per la divisione delle singole strisce. Quindi utilizziamo diciamo, solo questi moduli, andiamo a importare da macchina di taglio i dati acquisiti, andiamo subito sul livello disponi e manda indietro, quindi scendiamo sui livelli e blocchiamo l'immagine di fondo. Prendiamo la grafica, posizioniamola sul materiale. Nel frattempo stiamo allestendo la pressa per poter stampare più moduli di nastro successivamente uno all'altro, quindi grazie a un po' di scotchcarta e grazie all'ergonomia di questa pressa potremo riuscire a fare anche una stampa a tappeto completo. Mi raccomando, se fate questo aggancio che il nastro si ribatte e quindi anche le scritte devono essere alternate. Volevo farvi vedere, anziché proseguire su tutto il tappeto con lo stesso nastro, anche la lavorazione su trame differenti. Quindi accendiamo la pressa e andiamo a mettere le impostazioni per il vinile. Ci sono qui quattro programmi preimpostati.
Il programma numero 1 è quello dedicato al vinile, al termovinile, quindi 150 gradi di temperatura e 15 secondi di applicazione. Mettendo la funzione automatica, al momento in cui io con uno scorrimento vado a portare dentro il piano di lavorazione, la pressa si abbassa automaticamente e a termine lavoro si alza automaticamente. Quindi questa è una grande libertà per poter fare anche altre mansioni durante l'applicazione. La pressa può raggiungere i 200 gradi in 5 minuti, in questo caso quindi abbiamo detto 150 gradi. Le applicazioni sono pronte, andiamo a mettere il telo di copertura in dotazione. È un bel telo di Teflon ultra resistente, andiamo a spingere all'interno della macchina il tappetino e si avvia la lavorazione in automatico. Sollevamento automatico, tiriamo fuori. Quindi il termovinile è un materiale che può essere applicato veramente su tantissimi materiali, per il tessuto è perfetto, si integra perfettamente a tutte le trame. In più, grazie al grande piatto di applicazione di questa pressa automatica, abbiamo serializzato l'operazione di applicazione riuscendo così a velocizzare il nostro processo di lavorazione. Quindi l'Occlick offre un panorama di strumenti veramente utili per la personalizzazione. Oggi abbiamo visto questa pressa in piano, ma esistono altri modelli. Ci sta quella specifica per le tazze, ci sta quella specifica per le visiere. Poi abbiamo una pressa portatile di grandi dimensioni, abbiamo anche quella di piccole dimensioni. Una serie di strumentazioni facili da utilizzare e utilissime per portare a termine un'attività professionale creativa.